Ci sono alcune persone che, nonostante facciano sport regolarmente, non riescono a dimagrire. Come mai? Ne parliamo con la dottoressa Alessandra Aurino. Allora, Alessandra, facciamo il caso di una persona che corre, diciamo, mediamente 4 volte a settimana, eppure non riesce a perdere un chilo. Allora, in questo caso bisogna vedere la persona, diciamo, dopo lo sport come si comporta o comunque se è associata all'attività fisica, c'è un'alimentazione corretta. Molto spesso pensiamo che fare attività fisica, il fare attività sportiva possa, diciamo, giustificarci nel mangiare qualsiasi cosa. Questo non è vero. Quindi dobbiamo associare all'attività fisica quella che è una giusta alimentazione e se non riusciamo a farlo da noi, insomma, non riusciamo comunque a raggiungere i risultati, iniziare a fare delle verifiche. Quindi possiamo in questo caso rivolgerci anche a un nutrizionista, ma non per seguire per forza, diciamo, una dieta, anche semplicemente per porgli delle domande e per cercare di capire insieme quali sono gli errori che spesso si commettono. Quindi probabilmente la persona farà attività fisica, ma dopo l'attività fisica mangerà in maniera inadeguata, quindi assumerà troppo cibo o cibi ipercalorici e questo fa sì che non gli permette di perdere peso. Alcune persone sono magre, ma magari hanno qualche chilo di troppo sulle gambe. Una dieta può aiutare? Allora, diciamo che non esistono regimi alimentari che ci permettano di perdere peso soltanto in determinate zone del corpo, però sicuramente possiamo fare attenzione, prestare attenzione, in questo caso mi rivolgo a noi professionisti della nutrizione, a vedere appunto che tipo di costituzione ha la persona, perché in base a una costituzione ginoide, una costituzione androide, sicuramente ci sono delle diete che possano dare delle migliori risposte. Quindi nel caso di una persona che molto spesso ha dei fianchi piuttosto larghi e delle gambe larghe, a dispetto invece di una corporatura, la parte superiore della corporatura più piccola, sicuramente possiamo seguire dei principi, diciamo, dei regimi alimentari basati sulla riduzione dei carboidrati, quindi che vanno a privilegiare un po' le proteine e che ci consentano quindi di avere anche una minore ritenzione dei liquidi, perché molto spesso questi tipi di costituzione si associano poi a grandi livelli, insomma, di ritenzione e di cellulite. E quindi una persona magra ma con cellulite può essere aiutata da una dieta? Assolutamente sì, bisogna in quel caso seguire dei principi, dei regimi alimentari antinfiammatori. Alla base di ogni patologia c'è un'infiammazione e ricordiamo appunto che la cellulite è un'infiammazione. Quindi sì, seguendo determinati regimi alimentari assolutamente possiamo avere dei grossi miglioramenti per questo ambito, in questo ambito. Gli integratori possono aiutare? Dipende. Allora, dipende innanzitutto da che tipo di integratori, di integrazioni facciamo. Se parliamo di un ragazzo che fa attività sportiva e che dopo l'attività sportiva vuole integrare un quantitativo maggiore di proteine, non è assolutamente sbagliato. Il tutto va fatto sempre con criterio. Se parliamo degli integratori miracolosi che ci vengono proposti per dimagrire mangiando tutto quello che invece si vuole, assolutamente no. Bisogna fare un po' di sacrificio ed impegnarsi.